problema non è soltanto quello del luogo, ma anche quello delle risorse umane, cioè una programmazione che non è stata fatta. All'inizio della campagna vaccinale, se ricordate, la Protezione Civile aveva detto che avrebbe reclutato 15.000 persone in Italia tra medici e infermieri per consentire questa vaccinazione. Quindi questo significava che a Reggio ne sarebbero arrivati 150-200, ne sono arrivati una ventina fino adesso, e quindi insufficienti a consentire una vaccinazione rapida. Fino adesso questo problema non si è notato perché la carenza di risorse organizzative, risorse umane è andata di pari passo con la poca disponibilità di vaccini. Adesso, via via che i vaccini aumentano, ci potremmo trovare in una situazione in cui abbiamo i vaccini e abbiamo difficoltà a somministrarli. E questo finora non è avvenuto, dico perché non è avvenuto? Perché tutti quelli che ci sono stati consegnati sono stati utilizzati al 100%. Per il Questa è la mia resto non so domanda. che Non cosa si riferisce. avete nel senso avete utilizzato tutto quello che vi è arrivato praticamente? Sì, stiamo utilizzando tutto, abbiamo piccole riserve con le quali possiamo andare avanti 3-4 giorni, per questo diciamo, noi di volta in volta aspettiamo con ansia le successive consegne di vaccini per consentire il proseguo dell'attività vaccinale, quindi non abbiamo vaccini stoccati, ripeto, se non per una possibilità di vaccinare per i prossimi 3-4 giorni. Ecco, Quindi da questo è quello. ogni giorno, ogni settimana, il martedì, mercoledì arrivano i vaccini, immediatamente vengono utilizzati. Finora questo non ha determinato un'interruzione della campagna vaccinale, ripeto, perché le nostre possibilità di vaccinare erano comunque equivalenti ai vaccini che ci stavano consegnando, però se dovessero aumentare le consegne potremmo trovarci nella difficoltà di doverli somministrare rapidamente senza averne le adeguate capacità organizzative. Ci sono stati questi fenomeni che possiamo dire, di disorganizzazione, e che per la maggior parte sono dovuti a un'altra carenza regionale, una gravissima carenza regionale, quindi la non messa a disposizione della piattaforma regionale di prenotazione. Questa è una cosa di una gravità inaudita. Le nostre persone, quando poi dite perché non vi siete organizzati, perché le persone non possono prenotare un orario, una fascia oraria, perché la Regione Calabria, pur avendone piena disponibilità, dall'inizio della campagna ha la disponibilità della piattaforma di Poste Italiane, questa piattaforma non è stata ancora messa a disposizione dei cittadini, così come è avvenuta nelle regioni limitrofe, in Sicilia. Se ci fosse stata questa piattaforma non avremmo avuto nessun fenomeno di assembramento, che peraltro dico adesso è stato assolutamente contenuto, per cui se lei va adesso alla sala Campanella, alla sala del Palazzo Campanella, troverà una normale attesa che peraltro è identica a quella che sta avvenendo a Milano, a Torino, le scene sono tutte uguali. Gli anziani vogliono vaccinarsi rapidamente, senza attendere il loro turno. Questo è il problema. Purtroppo hanno pure ragione, nessuno discute la ragione, però le capacità organizzative e le quantità di vaccini sono queste, sono quelle che abbiamo adesso. Quindi non si può andare oltre determinate possibilità. E poi tutto questo è stato naturalmente, questi assembramenti, i cosiddetti assembramenti del Palazzo Campanella, sono stati poi utilizzati a scopo, in qualche modo strumentalmente, da una classe politica che ha deciso di utilizzare, invece di venire a darci una mano, ha deciso di utilizzare queste situazioni per farsi autopromozione. Questo è il problema di fondo. Io ripeto che in sanità questo non va fatto, perché questa è una guerra che dobbiamo combattere tutti insieme. Non possiamo combattere questa guerra con le poche forze che abbiamo a disposizione e poi sentire il politico di turno che critica pure quel che stiamo facendo. Questo è veramente una cosa estremamente grave, di cui sono veramente, direi, disgustato di quello che sta succedendo.